Questa zona aumenta la cistosità e in prossimità del contatto il taglio più pregiato che hanno è quello che appunto viene. Il progetto di valorizzazione dell'Ecomuseo delle Miniere della Val Germanasca nasce sostanzialmente a metà degli anni 90, una riflessione della allora comunità montana Valli Chisone e Germanasca, che aveva visto esempi di questo genere in giro per l'Europa, in Austria, in Germania, nei paesi anglosassoni, e stava dialogando con la zona del Briançonnais, quindi i nostri cugini transfrontalieri francesi, per ragionare su che cosa si poteva fare con miniere dismesse sia da noi che da loro. E in quel momento, combinazione fortunata, la società di estrazione che si occupava delle miniere di talco qui appunto dove ci troviamo aveva deciso di abbandonare una parte del giacimento. L'incrocio delle due situazioni ha fatto sì che la comunità montana si trovasse a disposizione due gallerie su cui fare questo progetto. Dal 95 al 98 e la trasformazione in un sito turistico minerario che ha visto poi il suo culmine nell'ottobre del 1998, quindi siamo a 20 anni da questo momento, con l'apertura al pubblico del primo percorso di visita, 1,5 km di tour, quello che ancora oggi si chiama Visita Scopriminiera, tutto raccontato su che cos'è la vita e il lavoro dei minatori, e raccontare non semplicemente attività mineraria ma la figura del contadino minatore. Il 2013, il completamento della ristrutturazione e dell'allestimento di un secondo percorso a livello inferiore, quello della miniera Gianna, quello dove ci troviamo noi oggi sullo sbocco, tra l'altro sull'altro versante interno della Val Germanasca di Salze e Massello, con il fatto che all'interno della miniera si è riscontrato un clou geologico particolare, quindi questo contatto tettonico visibile e visitabile, quindi nella fase di formazione delle Alpi, la visita è stata chiamata appunto Scopri Alpi e racconta l'orogenesi alpina. Quello che occorre raccontare in un luogo come questo è appunto che si capisce già da qui che uno degli obiettivi dell'Ecomuseo delle Miniere è fare rete, perché qui si fa rete con gli altri musei del territorio. E lo stesso obiettivo è quello che ha spinto l'Ecomuseo delle Miniere a partecipare fin dall'inizio alla REMI, quindi alla Rete Miniere Nazionale, proprio per trovare una struttura in cui confrontarsi con gli altri siti minerari del territorio, per trovare, diciamo, possibilità di promozione tutti insieme, di poter spiegare al pubblico qual è l'ampiezza di questa rete di siti minerari che possono essere visitabili e soprattutto anche delle possibilità di confronto su aspetti tecnici particolarmente importanti. Ci troviamo nell'Ecomuseo regionale delle miniere della Val Germanasca, in Regione Piemonte, uno dei primi sottoscrittori del protocollo d'intesa che ha sancito la nascita della rete nazionale mineraria. È un esempio virtuoso di valorizzazione perché la ripristino, il recupero e la valorizzazione di questo sito è iniziato in parallelo alla chiusura dell'attività produttiva.
collettiva. L'ecomuseo, insieme alla miniera di Talco di Garida, fa parte della rete mineraria e da poco è entrata proprio la Regione Piemonte che in materia ha legiferato. L'ISPRA intende supportare tutta la rete proprio per dare un riferimento normativo più chiaro, un supporto reale delle difficoltà che hanno i territori nel gestire aree così complesse, così importanti, con elevati costi di manutenzione e gestione, che però hanno una potenzialità turistico, geologica, culturale molto elevata.